Salve a tutti, sono Alex Peverada e oggi vorrei parlarvi della magia degli alberi, questi grandi amici, non sempre amici, che popolano la terra da molto prima di noi. Perché dico non sempre amici? Perché non sempre l'uomo li ha trattati come andavano trattati, con rispetto ed onore per tutto l'ossigeno che ci donano e per il loro ruolo sulla terra. E quindi se gli alberi potessero parlare, non ci direbbero solo cose belle sull'uomo, ma in realtà gli alberi parlano. Certo, non parlano con la voce di un essere umano o con i versi di un animale, ma parlano un linguaggio tutto loro. Sono esseri a volte molto vecchi, molto lenti nel loro esprimersi. Mi viene in mente la scena del Signore degli Anelli quando c'è lenta consulta. Beh, non sono così i nostri alberi, però sono molto comunicativi e molto utili. Un praticante di sciamanesimo o uno sciamano sa che può comunicare con un albero, perché sa che dietro ogni essere vivente c'è una sua controparte spirituale. E quindi, come l'essere umano è spirito che cammina sulla terra, anche l'albero è uno spirito che noi percepiamo sotto forma di albero. L'albero è anche un simbolo, il collegamento fra madre terra e padre cielo. Yggdrasil, nelle culture nordiche, ma non solo, il mito dell'albero come ponte fra cielo e terra esiste in molte, molte culture. L'albero ci dona i suoi frutti e infatti l'essere umano nasce come cacciatore e raccoglitore soprattutto di frutta. L'albero ci dona le sue foglie in autunno, come questa, con cui noi possiamo farci un giaciglio improvvisato. Lavori di decoupage, collezionarle o semplicemente osservarle nella loro fantastica bellezza. L'albero ci dona i suoi forti rami secchi quando non ne ha più bisogno, o radici, per farne oggetti magico-sciamanici o oggetti artistici, per farne sostegno per la vecchiaia o, in casi estremi, per difenderci. Gli alberi ci possono guarire con le loro resine, le loro essenze, ma anche su un piano energetico. È molto frequente la pratica di abbracciare un albero per ricevere l'energia e entrare in comunione. Tempo fa ho visto un post su Facebook. Si consigliava di non abbracciare gli alberi perché non avevamo il permesso di farlo. E dicevano, voi andreste da uno sconosciuto ad abbracciarlo? O gradireste che qualsiasi persona che incontrate vi abbracci? Vero? Ma chi lavora con l'energia degli alberi sente cosa arriva dall'albero. E sente se l'albero vuole essere abbracciato oppure no, comunicare oppure no. Come si comunica con un albero? Attraverso la meditazione o il viaggio sciamanico o attraverso la sensitività per chi è particolarmente portato. Per cui chi è molto in connessione con la natura sentirà l'energia dell'albero se l'albero vuole essere avvicinato. Oppure nel momento in cui l'abbracciate, sentite subito se è disposto a guarirvi, aiutarvi o se vuole essere lasciato in pace. Gli alberi comunicano molto telepaticamente o con le sensazioni. Provate a fare questa prova. Se avete la possibilità di andare in natura, in un parco, in un bosco, e fatelo quando avete un leggero mal di testa, un piccolo disturbo fisico, qualcosa di non grave che va curato con la medicina, ma qualcosa per il quale attendereste tempo affinché passi da sola. Ecco, provate a recarvi in natura, fate una richiesta a un albero che vi ispira, appoggiatevi al suo tronco e chiedete ad esempio di alleviarvi questo leggero mal di testa o disturbo che avete. Se siete molto sensibili e sensitivi potrete sentire un beneficio diretto, quasi pranico, quasi pranoterapeutico, e sentirete anche l'energia dell'albero. Chiedete di comunicare con lui e vedete se vi arriva qualche pensiero particolare, qualche sensazione che non sembra appartenervi. Ricordo ad esempio una volta
che provai a comunicare con un albero e ottenni una serie di risposte positive. Al termine di questa comunicazione mi giunse un pensiero, che ovviamente non percepì come mio, ma come appartenente all'albero. Ti ringrazio per aver comunicato con me, ti faccio un dono, ti faccio un dono. Abbassai lo sguardo e ai miei piedi, nascosto tra le foglie secche, notai un paio di occhiali da sole, Ray-Ban, lasciati di lì da tanto tempo, da qualche passante. Bene, questo è il modo in cui lavora lo sciamanesimo. Non c'è bisogno di andare in Sud America o in Siberia per incontrare un vero sciamano. Il potere è dentro di voi, basta ascoltare. Poi andate pure a fare istruzione formale se volete in varie parti del mondo, ma sappiate che se siete predisposti, il potere è dentro di voi. Per scoprire la magia degli alberi, per ricevere l'aiuto. E allora dedicatevi a questo servizio, imparate a riconoscerli. Com'è un platano, com'è una betulla, la differenza fra un abete e un pino, quanti tipi di pino esistono, com'è la resina di pino rispetto a quella del ciliegio, quando fiorisce uno e quando un altro. Riconosceteli gli alberi, capiteli sia come famiglia che come specie, che come singoli esseri viventi. Dategli importanza, onorateli, proprio come fareste con i vostri antenati. Amateli e loro vi restituiranno il loro amore e il loro potere di guarigione. Ciò vi renderà degli esseri umani migliori, degli sciamani migliori e degli esseri più sensibili e sensitivi. Buon lavoro con la magia degli alberi e col loro potere sciamanico. Aho.